Se io non parlavo apertamente di tutto questo è perché governavo con coscienza e segnavo ogni sia la teneria a tutto ciò che potessi averne a Parigi. I voti del Senato erano pressoché costantemente unanimi perché la coalizione era universale. Si tentò col tempo di sollevare una impercettibile minoranza che gli ipocriti lodi, la malafede o un po' di vanità o altra debolezza dei caratteri spingevano ad un'opposizione senza riscontri. Ma quelli che l'accompagnavano hanno mostrato nelle ultime crisi buon senso e purezza di cuore. Lo torno a ripetere, la condotta del Senato fu sempre e presebili, soltanto il momento della sua caduta fu vergognoso e colpevole, senza autorità, senza poderi, violando ogni principio. Essa ha abbandonato la patria e ha determinato la sua rovina. È stato il giocattolo di potenti intriganti che avevano bisogno di screditare, di avvilire e distruggere uno dei fondamenti del sistema politico moderno. Bisogna confessare che vi riuscirono perfettamente perché nessun altro istituto politico che io sappia ha nella storia una pagina più ignominiosa del Senato. Bisogna tuttavia onestamente riconoscere che questa macchia non si estende alla sua maggioranza e che tra i delinquenti si trovavano moltissimi estranei o del tutto indifferenti al nostro onore e ai nostri interessi. Il Consiglio di Stato, all'arrivo del Conte d'Artois, si agitò il più possibile per attirare la sua attenzione e cattivarsi la sua benevolenza. Due volte si presentò a lui solicitando di mandare una deputazione a Compiègne incontro a Luigi XVIII. Il luogotenente generale del regno rispose che il re avrebbe ricevuto volentieri individualmente i membri del corpo, ma che non era il caso di pensare ai invio di deputazioni. È vero che i grobonè, cioè i capisessioni, erano assenti. D'altronde tutto quello armeggio ad altro non mirava che a non perdere l'appinaggio e forse a essere conservati nei propri carichi. Così il Consiglio di Stato era lì, dubito alla risoluzione del Senato, evitando a dire il vero ogni espressione che avessi potuto offendere l'imperatore. E voi firmasti l'adesione? Mi chiese l'imperatore. No, sir, io rifiutai di firmare, sostenendo che era una follia e enormi pretendere di restare successivamente sia consiglieri sia uomo di fiducia e due sovrani antagonisti, e che d'altra parte se il vincitore aveva senno, il miglior pegno da offrirgli doveva essere la fedeltà ed il rispetto verso il vinto. E ragionavate bene, osservò Napoleone. Vivaci discussioni, circostanze, caratteri chi. Domenica 5 ci trovavamo quasi tutti raccolti intorno all'imperatore nel giardino. Quelli che erano rimasti in città si lagnavano tutti del pessimo modo col quale erano trattati e delle vessazioni sempre nuove di cui erano oggetto. L'imperatore da una quindicina di giorni aveva inutilmente adottato il sistema di non trattare questo argomento se non per iscritto, ritenendolo il solo mezzo degno, decoroso e utile per ottenere qualche risultato.
Aveva essi a questo proposito compilato una protesta che avrebbe dovuto da tempo essere stata consegnata e che invece non lo era mai stata. Egli toccò due o tre volte questo testo sotto forme diverse, alcune delle quali, per la verità, molto pungenti. Tutti i ragionamenti e tutte le osservazioni diretti andavano a toccare il gran maresciallo, che finì per dispiacersene, poiché anche la natura più buona si inasprica sotto il peso della sventura. Egli si espresse con molta vivacità su Mowgli, che si trovava vicino alla porta, dubitando di poter calmare gli animi. Si ritirò. Potei osservare allora come tutte le impressioni create da questa circostanza si succedessero con rapidità nell'animo dell'imperatore. La ragione, la logica e si potrebbe anche dire l'affetto finirono sempre col prevalere. Che voi non abbiate presentato quella lettera, reputandola più una nozze che utili, diceva, è un prova dell'amicizia che avete per me, ma questo avrebbe portato a un ritardo di 24 ore. Sono invece già passati 15 giorni e non me ne avete parlato. Se il mio modo di procedere vi sembrava opportuno, se giudicavate difettoso il modo con cui fui compilata, perché non accennarmi? Vi avrei tutti riuniti qui per discutere insieme la cosa. Eravamo fermi in fondo ai viali che l'imperatore percorreva da solo andando e venendo davanti a noi. In un momento in cui l'imperatore si trovava un po' più lontano, il gran maresciallo mi disse: temo di essermi espresso sconvenientemente e mi ne dispiace, sai. Vi lasciamo solo con l'imperatore, risposi, gli farete dimenticare ogni cosa appena vi troverete a tu per tu con lui. E feci in modo che gli altri uscissero dal giardino con me. La sera, infatti, l'imperatore, parlando come della mattinata, ripeteva: era prima di essermi riconciliato con gran maresciallo. Successi prima della colera del gran maresciallo. E altre frasi simili che stavano a dimostrare come questa circostanza non avesse lasciato nessuna ombra nel suo animo.